In 37 anni non ho mai ricevuto una multa, ho sempre rispettato la mia tabella merceologica, non sono mai andato fuori orario. Questi condomini qua, anni addietro, li accompagnavamo a casa io e mio cognato perché era una zona infrequentabile. Ora che si è un pochettino riqualificata, non faccio altro che ricevere delle multe non dovute da me, non dovute, perché io rispetto tutto. C'è piena disponibilità ad affrontare il tema sollevato dal titolare del bar della Piazza delle Vigne. Il tema è che però risultano delle infrazioni, e tra l'altro per violazioni di orario piuttosto consistenti, riscontrate plurime volte. Quindi da questo punto di vista, diciamo, c'è una situazione che è obiettivamente di un certo tipo, o sulle cause di questo possiamo assolutamente ragionare. Mi colpisce però che gli ho chiesto di venire a parlare eventualmente anche con il suo legale, a cui dice di essersi rivolto, e ha sempre rifiutato questo tipo di cose. Anche quello che ci ho esposto dentro il locale, di non fare rumori, a cui le multe mi negano l'evidenza dei fatti. Adesso sono... Sono la responsabile dei vigili. Sì, ecco, sono multe dovute alla movida, diciamo, alla costituzione che lei ha fatto, come viene chiamata, all'ordinanza che lei ha fatto. Allora, dico questo, siccome mi hanno già segnalato questa cosa, io mi sono fatta portare queste sanzioni. Allora, io francamente non ci vedo nulla di strano, però se lei vuole, sono qua a cazzo tutti, e ce ne guardiamo assieme. Certo, sono, io dico una cosa, purtroppo, purtroppo adesso sono in mano agli avvocati, perché io, la mia evidenza... Io sono lì, no, quindi al di là degli avvocati legittimamente... Io voglio, no, ma dopo le cose verranno a galla, perché... Ci sono anche le fotografie del secolo che ho, di non fare rumore, di che i clienti che escono fuori dal mio bar di comportarsi bene. Loro negano anche questo, negano, mi ha capito, cioè i cartelli che io ho esposto per mantenere l'ordine pubblico nella zona. Ma se purtroppo qui nella zona vengono gente fuori da altri bar, che succede così, sindaco, mi creda, perché io ho famiglia, come ce l'hanno tutti. Venga. Al di là di tutto, ma, se vuole si faccia anche accompagnare la sua. No, non mi faccio accompagnare da nessuno, io non mi devo far accompagnare. Io voglio che qui mi si rispetti come io rispetto tutti quanti. E perché se andiamo a vedere qui il rispetto verso di me, questi condomini oggi non ce l'hanno più. Prima c'era il degrado totale e io li accompagnavo a casa, io e mio cognato, qua qualcuno c'è ancora presente, che dopo gli altri se ne sono andati per via ovvi motivi, perché era infrequentabile. Mi ha capito? Non ho difficoltà a parlargliene. Le faccio vedere, sì. Io chiudo anche a mezzanotte e mezza, prima la sala cinese l'abbasso, in modo che gli altri che vengono da altri locali, quando chiudono, cosa fanno? Si riversano verso di me. E non è gente bello ospitabile, mi ha capito ciò che voglio dire? Sono migliorate le cose rispetto agli anni fa. Quindi, noi facciamo le telecamere a circuito chiuso, abbiamo le registrazioni dei carabinieri, perché mi ha detto il basso di un pallone grillo, è stato levato con un attimo delle giro di rolli, perché era pericoloso portare la gente.